servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Casa Lotto in TV, yeah yeah yeah. Buon pomeriggio, sì, avete letto? Non è uno scherzo. Da lunedì saremo di nuovo in televisione, canale 53, e ci sono già tantissimi amici che dicono di essere sintonizzati sul 53, anche se non ci siamo ancora, ma sono lì, loro ce l'hanno, quindi aspettano altri due giorni, poi lunedì si parte. Naturalmente www.casalotto.it non lo lasceremo, ci potete rivedere quando volete, magari appunto per non perdere qualche consiglio importante. Oggi ne daremo di buoni per le stazioni di domani sera. Salutiamo Marco e Lio che sono lì, che ci stanno guardando e sono naturalmente in collegamento con il nostro Joke qui in studio. Ciao! Grazie Clarida, buonissimo Casalotto pomeriggio a tutti e naturalmente un grande saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo in streaming. Io vi dico, continuerete a trovarci naturalmente anche in streaming, anche su www.casalotto.it, ma anche da lunedì prossimo ci troveremo sul canale nazionale 53, Italia 53, e da lì continueremo il nostro percorso, sempre naturalmente in diretta, con le varie, con le varie stupende, scusate, intanto controllo il microfono, acceso, bene, dicevo, con tutte le nostre vari appuntamenti, ma anche con gli orari consueti. Non andremo via, anzi, ci sdoppiamo, diventiamo due volte Casalotto. È vero, e poi naturalmente siamo sempre su tutti questi mezzi, su Facebook e su WhatsApp. Stavo proprio leggendo i ringraziamenti, la vostra allegria, per poter vederci di nuovo in televisione, e poi stavo vedendo anche i tanti scontrini che state mandando, quindi continuate a farlo e grazie per questo, perché so che in settimana è andata veramente molto, molto bene. È andata benissimo, Clara, ma io devo anche aggiungere che ringrazio a nome di Lio, perché molti hanno segnalato questo suo consiglio che è andato a buon fine, il 60 Palermo-Roma in ambata. È stato regalato praticamente sia mercoledì che giovedì in diretta da Lio, e molti ci hanno scritto anche su Facebook, anche sul nostro blog, anche addirittura sotto le repliche che si possono vedere su Casalotto TV su YouTube, per ringraziare di questo regalone fatto in diretta dal nostro esperto. Quindi continuiamo su questa strada, ma continuiamo anche a parlare naturalmente di numeri. Perché? Perché domani è la sesta estrazione del mese e quindi finisce una settimana, si rivolgeranno nuovamente i quadri estrazionali, la numerologia avrà tutto da dire, ma soprattutto i nostri esperti hanno preparato dei codici veramente, veramente pieni di soluzioni importanti. È vero, quindi state lì, non cambiate il portale, portale. Ci seguono anche in streaming, pare che in questo momento, guarda, io sto seguendoli direttamente, siamo già in centinaia e fra poco supereremo la migliaia e di più, per cui grazie. So che è un'onda che monta in genere, no? Cominciano
in pochini prima dell'inizio della trasmissione, si accodano sempre di più e poi esplodiamo. Ottimo, che bello, grazie, wow. baci a tutti voi. Allora, se avete anche voglia di giocare con noi, come sapete abbiamo il nostro gioco del bombono, quindi potete indovinare il personaggio di oggi. Adesso arriverà la fotografia, vediamo chi avete scelto. Naturalmente no, sempre... possiamo dire che tu lo sai che cosa abbiamo scelto, perché te l'ho detto, cara la mia furbetta, non fare lì, la finta. E quello, volevo fare un po' come Carlo Conti, ecco. Sì. Adesso ti dico una cosa. Guarda che l'ho riconosciuto da cosa? Non ero sicura tra quello che ci sarà domani, oggi, ho capito chi è. Domanda, domenica è San Valentino. Sì. Se questo personaggio ti invitasse a una cenetta... No, perché è sposato, si è appena sposato, quindi no, impossibile. Ho capito, io non mi metto in mezzo, non voglio assolutamente commentare. No, va bene. È appena proprio sposato con una donna che è belli, una roba proprio di quelle che quindi... le fanno una ogni, bellissima, straordinaria, quindi sono una coppia stupenda, quindi no. Niente, no, non si può fare. No, si può fare, non va si può bene, fare. Lui che stia lì dove sta, che dopo lo diremo magari dove sta, con la sua mogliettina, a me mi lascia tranquilla, va? Saggia querida, saggia Clarita. Oh, e vabbè, mamma. Mentre tu continui intanto a vedere i messaggi che continuano ad arrivare, e vi ringraziamo per questo, io vado a presentarvi quello che è il primo consiglio di oggi, preparato dai nostri due esperti. Si tratta del portale più amato dagli italiani. Quale? Seguitemi in redazione e lo scopriremo insieme. E allora è San Valentino fra poco, il momento dell'amore, la festa dell'amore, il portale più amato dagli italiani è proprio lui, 895095. È un codice straordinario perché contiene dei numeri importantissimi per quando? Per domani, sabato, perché avremo la sesta estrazione del mese. E qui abbiamo i due cavalli di battaglia di Marco e Lio, abbiamo lo speciale 88 e 90, sono veramente i punti di forza dei nostri esperti, un grande frequente, un gemello fondamentale. Torino-Venezia, 88, due terni e il 90 in due straordinarie declinazioni. Tutto questo all'895095, il portale più amato dagli italiani. C'è nell'aria qualcosa, forse profumo di rosa, il volo di una mariposa, una presenza sinuosa. Aggiungi al 9 uno zero e spaccherai il mondo intero, e dentro al corpo e canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera, rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra nella nuova era, aggiungi al nome la gloria del 90.
che ti senti dentro. Cogli il tuo momento, impegnati a fare centro. Vai dove ti porta il vento. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherai il mondo intero. E dentro al coro poi canta la gloria del 90. Aggiungi al 9 lo 0 il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del 90. Aggiunge il numero 0 e spaccherai il mondo. Eccoci, allora, un grazie, guarda, Rossana, Emanuela, Maria, Aurora, sono alcune delle tantissime ragazze, signore che stanno giocando con noi al gioco del bombono. Fino adesso non avete indovinato perché, allora, senti le risposte, Gio. Clooney, infatti si è sposato da poco. Però è vero, si è sposato. Mario Bocci, un altro che in effetti si è sposato da poco. Brad Pitt, Lou Ferrigno, invece... per adesso Antonella dice Lou Ferrigno, ma Ferrigno è un po' più... un po' più pompato. Forte. Esatto, è quasi un culturista, mentre questo signore qua, che a te piace tanto, sì, perché lo possiamo anche dire che ti piace proprio. Sì, sì, secondo me è molto bello. È sposato. Anche un po' sangue italiano, quindi è un po' un misto, no? Che di quelle persone che ha un po' tante cose belle di tante parti del mondo e quindi vabbè. Bello, comunque carino, ne sapremo carino di più, ma anche perché tu sei una grande esperta di questo personaggio. No, ce l'hai, no, giuro, non so niente. No, nel senso buono del termine. No, ma neanche buono, neanche cosa buono abbia fatto nella sua vita. Solo che è carino, sai, carino, come vabbè Brad Pitt, ti piacciono i biondi. Tanto. No, tanto non sa, no. No. Ti piace. Carino, sì. È che sono carini, ecco. Ma sì, Brad Pitt non si può dire che non è che brutto, è carino, è bello, è caruccio. Anche questo è bello, sa, obiettivamente sono dei bei ragazzi, non ma si possiamo può dire che a te invece piacciono i personaggi un po' più agé e un po' più nobiliari? No, agé no, agé no. Come no? Cioè no, agé... Cioè, i grandi no, non ho mai avuto un fidanzato con più di 2 anni più di me. Cioè, No. Però tu gira questa voce che tu abbia un debole per il principe Carlo. Sì, come stile. Come stile. Mi piacciono le persone curiose, colte. Tra l'altro è un bravissimo pittore, Carlo. Sì, no? Sì, infatti. Molto apprezzato. Molto sensibile. Proprio. Poi mi piacciono so, proprio... Vabbè. Carletto non è un centenario, però noi stiamo per dare quasi la caccia... tra un no, po'. Stiamo per dare la caccia ai centenari, ma prima abbiamo, credo, una notizia da vedere insieme, se non mi sbaglio. Sì, allora c'è questa notizia, infatti stavo vedendo ancora qui delle cose che si dicono di Sanremo. Allora, praticamente a conti fatti sembra che questo Sanremo sia andato meglio dell'anno scorso. Oh mamma mia, Gabriel Garco. La tua passione. No, anche lui, per carità, obiettivamente un bel ragazzo, non si può dire niente. No. Allora, ascolti alti, più vero, alti dell'anno vero, scorso. Vero, poi vero. Anche qui non ho capito, un Garco a sorpresa più presente e attivo del previsto? Sì, perché quello di cui parlavamo anche prima fuori onda, no? Insomma, Garco ne ha fatte di tutti i colori, ma in negativo è diventato un personaggio. Tutti ne parlano. Mamma mia. Non in bene magari, ma tutti ne parlano. No, no, tutti, ma è una. Ma poverino, ormai fa tenerezza, non pena, fa tenerezza. Scusa. Fa tenerezza, perché proprio dicono di quelle cose. Poi legge il gobbo, legge troppo il gobbo, poi. Ma poi addirittura campa. Dicono e ringraziate Dio che sa leggere. Queste sono alcune delle battute che trovate in internet.
In effetti questo l'avevo sentito anch'io, ha detto che ha un hashtag, cioè non riesce neanche, infatti poi si chiedono alcuni, ma anche per dire scrivete all'hashtag devi leggere, cioè in effetti sono lì da un mese praticamente a Sanremo per prepararsi e poi anche qui va altri che dicono oh, è apprezzabile che cerchi di far ridere, di essere autoironico, il problema è che non ci riesce. No. Cioè, dice, non ha imparato a recitare, ma in compenso ora sa leggere. Sennò, povero, Gabriel, oh, ti adoriamo, adesso lo amo di più, basta. E allora, praticamente, stavamo dicendo, è la notizia che appunto c'è Garco, le imitazioni della grande e straordinaria Virginia Raffaele, Beppe Vessicchio, ecco che abbiamo visto. Sì. La cosa più bella in assoluto di tutti i tempi è l'apparizione di Bosso e quindi fanno di questo Sanremo una cosa molto c'è questa cosa importante di un Sanremo arcobaleno, no? Molti artisti hanno scelto di andare sul palco con il colore dell'arcobaleno, cioè quindi a sottolineare la loro adesione, il loro endorsement per i patti civili, per i diritti civili di tutti. E questo mi sembra che in un Sanremone che di solito si occupa ben poco della realtà sociale, no? Diciamo, del paese, mi sembra un passaggio importante e molto interessante. Anche Vessicchio, il maestro Vessicchio, prima è apparso con il papillon arcobaleno, anche lui per i nostri diritti, i diritti di tutti alla fine, perché non sono solo i diritti di persone omosessuali, ma sono i diritti di tutti gli italiani, e questo mi fa piacere che proprio a Sanremo sia stato platealmente, popolarmente, anche in modo molto semplice, ma anche molto attento, sensibile, esplicitato. Ma non solo gli artisti, mi sembra che proprio Rai 1, Sanremo e Conti, perché zitti zitti hanno invitato Elton John, certo, che ha due figli con certo, la David Furnish. Ecco, poi la Nicole Kidman, che lo sanno certo, tutti, che ha fatto i figli con l'utero in affitto. Quindi mi sembra un pro, tutto Sanremo, un sì, pro. Sì, mi sembra una scelta interessante che, ripeto, risponde anche proprio al sentire, io credo, del paese reale, che non è quello politico spesso e che non è quello astratto delle indagini statistiche. Ma i politici alla fine fanno le leggi. Lo so, però speriamo che facciano bene, vabbè, speriamo è che vero, siano buone. Che facciano bene come hanno fatto bene fino adesso per condurre questo paese a essere un grande paese. Vabbè, che te devo dire, che rida qua, dobbiamo incrociare i diti, come si dice. Come direbbe Garco. Come direbbe Garco. Incrociamoli, ma intanto affidiamoci a un altro tipo di statistica invece che noi amiamo e conosciamo, ed è la statistica di Marco e di Lio, dei nostri esperti di numeri. Stiamo parlando di centenari, questi imprendibili centenari. Li prenderemo, scopriamolo insieme in redazione. E quindi tutti li vogliono, tutti li cercano, come nel barbiere di Siviglia di Rossini. Si tratta dei centenari. Per prenderli, per metter loro il sale sulla coda, abbiamo l'89-22-77, un numero straordinario. Eccoli qua i nostri centenari, li vedete al mio fianco, sono diventati ben 5, prima erano anche di più. Speriamo che domani, se è la sesta estrazione del mese, se ne porti via un pochino e che questa cattura finisca nelle nostre tasche, come attraverso naturalmente lo straordinario portale di Marco e di Lio, 89-22-77, la cura per una caccia al centenario sicura. Cercano, ma non si fan trovare facilmente. Tutti li seguono, tutti li aspettano, ma a volte non si vedono per niente. Corrono nell'immensa prateria, al galoppo li vedi andar via, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Hey, ha,
litri contano, ma non si fan pescare facilmente. Tutti li implorano, tutti li bramano, ma spesso non ti filano per niente. Fuggon coi cavalli mentre a terra, giù dai canyon e su per la sierra, con le barbe bianche di denari, sono i misteriosi centenari. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, tutti li coccolano, tutti li scrutano, ma sono estremamente riservati. Tutti li annotano, tutti li citano, e prima o poi saranno catturati. Sono sempre in fuga, sempre in corsa, chi li prende riempie la sua borsa. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Hey, ha. Sai che abbiamo un'amica, Rossana, sì, che è meravigliosa, perché ha detto, se le piace a Clara vuol dire che... quindi, c'è la, grande. C'è preso? Sì. Poi qualcuno dice William, forse che è William d'Inghilterra, no? Perché la tua passione per il papà di William. E infatti, allora dice, siccome ha detto che mi piacciono non così age, ma un po' più giovane, però William è un po' troppo giovane, ecco. Poi vediamo, hanno detto anche Garco, ma sì, ma no, dai, ci potevo stare, poverino, ci mio Gabriel, dai, Gabri, che è un bel fisico. Poi vediamo chi è che... continuano, poi... Bryce, non so chi è. Vabbè, continuate. Poi c'è il nostro amico Franco, che tra l'altro è un musicista, perché lo conosciamo, perché è un gruppo rock, che scrive che potrebbe essere... Cos'è che ti avevo detto che era? Chi hai detto? Orlando Bloom. Orlando lui Bloom, l'ha detto. Che tra l'altro abbiamo già giocato Orlando Bloom, quindi caro Franco, è andato, basta. Mi dispiace. Se invece vuoi darci qualche opinione su Sanremo, scrivicela su Facebook e te la riportiamo. Mm-hmm. La riportiamo. Certo, certo. Invece adesso parliamo, qua si parla proprio di musica, di artisti, con la A maiuscola, no? Stavo leggendo ancora Garco, che era prima. È il tuo incubo, eh? No, ormai è il mio idolo, è diventato il mio idolo. Guarda, idolo. Dopo questo Sanremo, basta, è il mio idolo. Sono Garco. Comprerò anche, magari lo fanno, delle cover per i telefonini con la foto di Garco, con, non so, no, ma scusami, così, con un'espressione un po'... Apriamo una parente, come diceva Totò. Ma come attore, Garco, ti piace? L'hai seguito in qualche film? Mai visto, mai. Andiamo non avanti. Ci te, guarda, è bravissimo, Gabriel, sei un attore da Oscar, ma mai visto niente e non ho tempo di vedere. No, non ho tempo. Peccato. Mi soprattutto lui con l'Arcuri, è meraviglioso. Va bene. Va oltre alla recitazione, vincente. Va, non so, è... sublime. Di più, non so, quando una cosa è troppo, che tu dici no, ma non ci sono parole per esprimere.
Lui e Laura Curi veramente, secondo me, sono i migliori attori italiani. In un cofanetto che un giorno forse vedremo. Sì, altro che la Loren e Mastroianni, ragazzi. Ma dai, volete mettere? Quella invece è la coppia italiana del Questa è. Oh. E poi, e non solo attore, ma co-conduttore. Lei è stata conduttrice, anzi. Tutti Coco. Allora, invece parliamo di Paul McCartney, che è meglio, no? Che ha accettato di collaborare con Skype per creare l'audio di questi emoji di San Valentino. Ah sì, speciali, sì, è vero. Quindi un nuovo set di disegni animati da scambiarsi in chat con tanti effetti sonori. Quindi lui si è messo al basso, alla chitarra, alla tastiera, batteria, di tutto, per comporre dei brevi sequenze di note e dare appunto vita a un cupido in sovrappeso, una tartaruga ballerina, una coppia di serpenti innamorati. Ho visto la session, è molto divertente, mentre c'era il disegnatore che creava il cartone animato, che sono tre cartoni animati brevi che uno poi lancia su Skype come un emoticon normale. C'è questo accompagnamento sonoro che a volte è proprio un piccolo micro brano rock o melodico, molto 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 carino. Devo dire, una bellissima idea per gli amici di Skype che magari si messaggiano da una parte all'altra del mondo, perché Skype, so che tu hai anche delle persone che tu vedi attraverso le applicazioni. Sì, che non è sono... Skype, però grazie. Sì, quelle... Che ci guarda, che almeno posso vedere gli esseri cari attraverso questo, perché altrimenti. Esattamente. Quindi Skype è in realtà il veterano di questi mezzi, o quello più usato ancora adesso in tutto il mondo, e quindi, siccome San Valentino è la festa degli innamorati, un omaggio di Skype. Sono questi esserini un po' disneyani che fanno un piccolo balletto sulle musiche, devo dire, molto belle di Paul, che ha suonato tutto, come al solito lui suona tutto, alla batteria, allo xilofono, alle chitarre elettriche, al basso, grande musicista, grande polistrumento. Bella, poi una cosa veramente, come dici tu, molto carina. Penso magari a tutte le persone che devono lavorare, sono fuori, ma anche tanti nostri soldati, tanto per dirne una categoria, così, che sono veramente lontani, una giornata come quella di domenica. Il Skype è usatissimo dall'esercito, anche l'esercito americano, credo che sia una delle applicazioni più utilizzate proprio da queste persone che vivono spesso fuori, molto lontano da casa. Bene, allora invece noi rimaniamo in casa, rimaniamo nella casa dei numeri, rimaniamo nel nostro grande salotto di Casalotto, ma ci rechiamo in redazione per un consiglio molto molto speciale. Prende, continua, anzi, la caccia al centenario, abbiamo visto un altro, vediamo, eccolo qua, riprende la caccia al nostro più amato portale 895095, e lo facciamo con i due cavalli di battaglia di Lio, lo speciale 88, il gemello 88 e il super frequente 90. Troviamoci quindi naturalmente pronti per questa sesta estrazione del mese con questo straordinario Milano-Roma col 90 e un Torino-Venezia abbinato al gemello 88 in due terni. Grande momento, grande cavalcata alla caccia di questa sesta estrazione del mese con 895095. Muoviti, c'è nell'aria qualcosa, forse profumo di rosa, il volo di una mariposa, una presenza sinuosa, aggiungi al 9 lo 0 e spaccherai il mondo intero, e dentro al corpo e canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera,
entra nella nuova era. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherà il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del 90. Che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro e vai dove ti porta il vento. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherà il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del 90. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherà il mondo intero, e dentro al coro poi canta gloria del 90. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherà il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del 90. Aggiungi al 9 lo 0 e spaccherà il mondo intero, la gloria del 90. Oh, gli amici sono felici, felici perché lunedì ci potranno vedere qui sul canale 53, quindi alle 2.30, mi raccomando, poi naturalmente alle 20 e così da lunedì al sabato, è canale 53. Eh sì, torniamo quindi anche in TV, torniamo in chiaro televisivo, rimarremo naturalmente sul web, quindi www.casalotto.it rimane, Casalotto TV rimane il nostro canale su YouTube, ma anche aggiungiamo a questo punto lo strepitoso 53 sul digitale terrestre. Avremo quindi Italia 53, esordiremo lunedì alle 14.30 come sempre e poi anche alla sera alle 20 in punto. Quindi due dirette, come avete sempre seguito Casalotto negli anni precedenti, così continuerà lunedì e naturalmente sul web. Grande movimento, grande novità, ma intanto io ti devo leggere, cara querida, il nostro Franco Deserto, che è un grande musicista, perché l'abbiamo seguito anche su Twitter, ci segue, e dice che per quanto riguarda Sanremo, dico che per me da anni non è più il tempio della musica. Unico che ha illuminato quel palco, a mio modesto giudizio, è Ezio Bosso, con una semplicità unica fatta di musica e poche parole, ma piene di significati. Io credo che tu sia d'accordo infatti, con il nostro Franco, sì, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Il momento più bello, non solo di Sanremo, ma credo della televisione italiana. È stato veramente un momento illuminante, ne parleremo anche nei prossimi giorni a Casalotto, perché ci è piaciuto veramente tanto. Lo conoscevamo, ma devo dire che il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo ed amarlo proprio grazie alla tanto vituperata Sanremo, che tutti sembrano snobbare, ma che poi alla fine guardano tutti, no? Sì, come il Grande Fratello, ecco, ma uguale. Oh, beh, mamma mia, invece guarda, c'è novela. No, oh, gracias. Ha indovinato, così come Rossana, ha indovinato il nostro bombono. Poi invece altri dicono, aspettate che Christian Bale, Banderas, Raul Bova,
Gerald Butler, che altro? Invece no. Ma no, siamo un po' in un ambito latino, no? Però dico no, dico una stupidaggine. No. No. Latino proprio, proprio per no. niente. E americano. Americano. Poi c'è il sangue che arriva da, sai quelle cose, perché tanto con il sangue italiano c'è un po' dappertutto, no? E certo, per fortuna sua anche di questo ragazzo qua. Vabbè, allora insomma, sangue caliente, ma la provenienza ancora in origine incerta. Ne sapremo di più fra poco, ma intanto grazie a Novela che ha indovinato. E noi allora andiamo subito a vedere uno straordinario codice, costa poco più di un caffè, ma è una bomba, direbbero Marco e Lio, che ci stanno seguendo in questo momento e che hanno preparato il contenuto che vedremo insieme in redazione. Seguitemi. Il 90 del sabato sera, questo è il titolo che Lio e Marco hanno voluto dare a questo straordinario, grandissimo codice, costa veramente poco, poco più di un euro, ma ci propone un grande, potente contenuto. Abbiamo i frequenti simmetrici su Venezia, una ruota con due terni e poi ancora Firenze Nazionale, il 90 del sabato sera, un ambo e un terno. Poco più che un euro, sia che fisso che cellulare, che dire, è il momento di approfittarne anche perché si avvicina questa straordinaria sesta estrazione del mese e dobbiamo essere pronti, preparati, ma soprattutto blindatissimi dai consigli super esperti di Marco e Lio. Suonano insieme a New Orleans, suonano insieme a New Orleans. Oh yes, 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 suonano laggiù sotto le stelle, sulla riva del Mississippi. Suonano laggiù sotto le stelle, sulla riva del Mississippi. Yeah, 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 yeah. Jabba, 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 jabba. Oh, guarda, devo salutare Anna da Bari che dice Tom Cruise, il nostro personaggio misterioso, eccolo qua, però non ci è... può stare, no? Come fisico direi sì, che sì. Sì, sì, infatti, però no, non è molto molto carina. Poi ancora dicono Marco Bocci, Brad Pitt, Bandera, no, per adesso però, solo senti, Rossana e Novela. Devo dirti una roba, c'è la nostra amica Terry che dà un mese, da quando abbiamo iniziato il gioco del bono, mette sempre sotto Alvaro Vitali, sperando, dai, magari spera che un giorno o l'altro ce lo mettiamo, guarda Terry che ce lo mettiamo davvero Alvaro Vitali, dopo sono cavoli tuoi. So che dopo è troppo facile, non lo so, scopre subito. Oh, mamma che, mia. No, beh, come fisico Alvaro Vitali è comune a tanta gente, non è che sia proprio la faccia sì, che è unica, ma... Se tu lo vedi senza nudo, tu l'hai visto nudo? No, assolutamente no. Anche se nella commedia all'italiana dei bei tempi Alvarito andava spesso e volentieri nudo, in déshabillé, ma diciamo parziale, non erano anni diciamo di grande libertà erotica, come dire. Vediamo, però, vedendo infatti se lasciamo c'è qualche... Terry, prima o poi mettiamo veramente Alvaro Vitali e poi vediamo se indovini, perché non è sicuro che poi si possa indovinare al primo colpo.
Vabbè, però andiamo a vedere una notizietta interessante. Vediamo, vediamo la notizia. Intanto si sta vedendo una foto di Vitale. Di Vitali? Ecco. Sì, Vitale. Ah. Vitali o Vitali? Com'è? Vitale. Alvaro Vitali. Vitali, ecco. Vitali. Allora, ecco, questo sicuramente l'avete sentito, questa notizia, perché l'hanno detto anche tutti i telegiornali, della brasiliana, questa Angela, che è passata da 87 kg a 47 in 8 mesi. E praticamente il marito deluso ha chiesto il divorzio, perché dice col nuovo fisico non la trova più attraente. Oh, pobrecita. Ma in effetti non è così. Sa, allora, il problema è stato che lei... Sì. Vabbè, giustamente, perché adesso sta bene, fa anche la bodybuilder, insegna lì, prepara. E da quando aveva deciso di dimagrire e farsi un fisico come quello che ha adesso, lei tutti è diventata un'ossessione. Lei praticamente non faceva altro che allenarsi. Amici e parenti, proprio, lei non aveva più tempo per nessuno. Naturalmente il marito, dopo 8 mesi, ha detto va bene tutto, però... Non puoi, come dire, dimenticarti del resto della vita delle persone. Quindi, secondo te non è una faccenda fisica, ma proprio di abbandono? Sì, perché si sono lamentati anche altri. Ho visto proprio, leggevo i giornali anche lì, in Brasile, che è lei che è proprio, sai, quelle persone, è proprio un'ossessione dalla mattina alla sera. Adesso io ti dico, visto che tu sei una donna comunque... Di una bella presenza fisica, ma sei anche un po' sudamericana in fondo, no? Non pensi che in quei paesi in fondo la donna un po' più formosa sia più attraente comunque di quella secca secca muscolosetta? Non sia proprio anche una questione estetica? Allora, no, estetica non 84 kg. No, vabbè, non parliamo di... No, devi avere un bel fisico. Devi avere un bel fisico, devi essere magra e ma tonica, un bel fisico, sì. Ma no, quella un po' abbondante, un po' la Sofia Loren, no. Non va. No. Ma io è proprio... No. E le cose, certo, non magra, dei pali che vedi, tipo alcune modelle anoressiche, no. È giusta, sai, Va bene. Giusta. A questo punto io mi arrendo, lascio a te che sei... più esperta, ma soprattutto di origini, non dimentichiamolo, venezuelane, quindi sei, come dire, radicata anche bene nel mondo sudamericano. Tu vedi tutte le donne come sono, infatti sono giuste. Hai ragione, no, ma in fondo non è un pregiudizio, è un concetto magari sbagliato che uno si fa anche su retaggi del passato, probabilmente. Perché a volte così, soprattutto in Italia, sai, negli anni 50 c'era un po' il mito della donna formosa, al contrario di oggi, no? Pensa a Anita Ekberg, Sofia Loren, la Callas, per dire, ecco, sono tutti modelli un po' così robusti che piacevano molto a un'Italia un po' più contadina, un po' più verace. No, lì sono molto salutisti, sono sempre stati molto salutisti e quindi devi essere... Vederti sana, salute, ecco, quindi magra senza esagerare, le cose al punto giusto. Ecco. Senti, Chiarina, intanto arrivano dei messaggi, io dico, ricordiamo dove ci potete trovare in televisione lunedì, torniamo in chiaro sul canale 53. Canale nazionale, si chiama Italia 53 e ci ospiterà, come sempre è successo, poi nelle dirette televisive, alle ore 14.30 e alle ore 20 dal lunedì al sabato e naturalmente saremo anche sul web, cioè su www.casalotto.it e anche su Casalotto TV, che è il nostro canale YouTube. Quindi insomma ci sdoppiamo, Clarita. Infatti. Lo sai che stavo leggendo un messaggio, perché magari qualcuno non ci segue tutti i giorni, due volte al giorno, perché posso anche capirlo. Però mi fa molto così ridere quando dicono ma regalate un hamburger. Allora, Marco e Lio lo regalano in continuazione. Esatto, brava. Un po' mi fa senso quando qualcuno, come lamentandosi, come dire vabbè, ma dai, ogni tanto regalate qualcosa. Ragazzi, allora rivedete le puntate, si può fare grazie a questo bravissima Clara, sito. Rivedetele. La cosa giusta, voi andate a rivedervi la puntata di mercoledì e di giovedì, tutte e due, la mattina e la sera, e troverete il regalo di Lio, cioè il 60 Palermo-Roma, che è stato regalato in diretta e che molti di voi hanno vinto. Quindi seguite le nostre dirette, come diceva Clara, se le avete perse rivedetevele,
i regali li trovate sempre dentro lì. Bravo, ma anche ora su Facebook, cioè, quelle cose rimangono, non è che c'è anche la data di quando è stato pubblicato, quindi non è che uno può dire l'hanno messo dopo. Brava, nessuno le tocca, rimangono lì, potete andare a cercare. Infatti. Benissimo, allora a questo punto è il momento dell'ultimo codice, in molti ce lo chiedono, caccia ai centenari, va bene, chiudiamo ancora con questo codice, ce l'avete richiesto in tantissimi, noi vi accontentiamo, ma per farlo dobbiamo andare in redazione. Ultima grande occasione di questo pomeriggio, caccia al centenario 892277. Sono tanti i centenari di questa settimana, veramente tanti. Erano 7 se non mi sbaglio, si sono ridotti a 5, ma sono sempre tantissimi. E allora, per affrontare questo problema, noi non vogliamo neanche tra l'altro insistere troppo, perché la caccia al centenario va fatta ma con una certa misura, non ci si può perdere dietro a questi centenari. Diciamo semplicemente che se ci sono vanno affrontati, seguiti, discussi e magari catturati, ma con attenzione, senza incaponirsi, senza esagerare. E allora facciamolo con questo straordinario codice 892277, è pronto per voi, contiene naturalmente un aggiornamento in ambo che ci consente di andare a cercare proprio il centenario con un terno secco Roma-Torino con un terno e due vertibili. Tutti li vogliono, tutti li cercano, ma non si fan trovare facilmente. Tutti li seguono, tutti li aspettano, ma a volte non si vedono per niente. Corro nell'immensa prateria, al galoppo li vedi andar via, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, tutti li attendono, tutti li contano, ma non si fan pescare facilmente. Tutti li implorano, tutti li bramano, ma spesso non ti filano per niente. Fuggono coi cavalli mentre a terra, giù dai canyon e su per la sierra, con le barbe bianche di denari. Sono i misteriosi centenari. Hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, tutti li coccolano, tutti li scrutano, ma sono estremamente riservati. Annotano, tutti li citano, e prima o poi saranno catturati. Sono sempre in fuga, sempre in corsa, chi li prende riempie la sua borsa. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Alle barbe bianche dan denari, sono i ricercati centenari. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah.
cari amici, caro Gio, mi sa che per quanto riguarda il nostro gioco del bombon hanno indovinato in due, Novela e Rossana, quindi brave, brave, brave. E adesso si svegliamo, l'attore Gio Manganiello, eccolo qua. Se tu dici che ha questo cognome un po' mi fa troppo ridere, ma guarda, io non ho mai visto, credo, un suo film, non ho mai visto niente di quello che ha fatto. Tu non hai visto niente di Garco, non hai visto niente di Manganiello, ma chi è che guardi tu? E vabbè, diccelo, diccelo. No, vabbè, ma no, non loro, altri a me piacciono. Qual è il tuo attore preferito? Forza. Ma no, no, attore a me piacciono i film molto particolari, molto di tipo. Bessé. Sì, di quelle che di solito la gente prende dopo 10 minuti e se ne va dal cinema, io invece. Anzi, infatti, l'altra volta volevo. Stavo cercando un film che ha vinto anche a Venezia. Desde Allá, è stato il primo film venezuelano, una roba spettacolare. Dove lo trasmettevano, lo facevano vedere appunto a Milano in un film, in una sala. Cinemino. Non una roba che credo che queste sedie sono più comode, una cosa che non è stata neanche credo pulita da 50 anni. La cultura prima di tutto. Ma non si può, infatti, dico, ha vinto anche in Italia, non è che stiamo parlando dei miei film giapponesi o del nord d'Europa, che vabbè sono difficili, o iraniani, che vabbè le adoro, ma questo almeno, io ho capito che devi guadagnare con Zalone, per carità, tutto il resto, ma una saletta, ma lasciagliela anche un film che è un capolavoro. Lo so, una volta c'erano i cineforum, che si andava lì proprio religiosamente a vedere i capolavori dimenticati o anche semplicemente quelli meno visti dalle sale. Oggi non ci sono più neanche quelli, quindi bisogna arrangiarsi un pochino, sapere, cercare di informarsi, perché sennò si viene tagliati fuori anche da queste cose. Il grande pubblico rimane tagliato fuori. La cultura veramente zero. All'estero hanno parlato, oh, meraviglioso, bellissimo. Questo qua ha vinto anche qua. Niente, proprio neanche la possibilità, è durata una settimana, credo. Vabbè, che rida, ci rifaremo. Comunque Gio Manganiello, ecco, era il personaggio. Bravi, bravi, brave le nostre due amiche che hanno allora, nominato. Allora, Chiarina, io prima di salutare faccio due cose. Uno, ricordo che naturalmente lunedì ci rivedremo anche in TV sul canale 53 alle 14.30 come sempre, ma ci rivedremo anche questa sera naturalmente su www.casalotto.it e anche sul canale Casalotto TV di YouTube. Io qui vi saluto, ci rivedremo questa sera e poi vi lascerò con il nostro straordinario portale, quello che costa poco più di un caffè. Ci siamo capiti? La parola a te, Chiarina, e ci salutiamo. Beh, anch'io allora vi aspetto questa sera alle 20, quindi buon pomeriggio, ci vediamo più tardi e buon caffesito a tutti con questo portale. Oh, grazie. Sulla riva del Mississippi.